Lungi da me l'idea di sentirmi perseguitata. Perché? Perché io parlo sempre con i dati di fatto, quindi anche quando ho fatto segnalazione piuttosto che denuncia, piuttosto che querela, ho dimostrato con testimonianze scritte, verbali, audio e fisiche di altri testimoni che non avevo manie di persecuzione, ma che nell'effettivo stava accadendo una persecuzione. Ecco, io non vorrei parlare di supposizioni, ma sento quasi un accerchiamento. Vedo gli stessi operatori dell'operazione fatta 2 giorni fa aggirarsi intorno a questo pezzettino di marciapiede con le auto in maniera vorticosa, quasi in occultamento, ma in realtà li abbiamo visti tutti. Nello stesso qual tempo abbiamo anche visto qualcuno che ha la paletta pronta sul finestrino, quasi come se ci fosse la volontà di un'altra operazione di polizia pronta. Ma sicuramente mi sto sbagliando, sicuramente sto vaneggiando, sicuramente sto delirando. No, non ci sta, anche perché voglio dire, come nell'altro caso, in questo caso, quali sarebbero i capi d'accusa? Provo a pensarci. Contraffazione di magliette originali. Hai ragione, hai ragione. Bisogna prendere quelle di Chanel Contraffazione di e magliette di scritte originali originali. e devo dire che le grandi firme addirittura a livello di messaggi subliminari e istigazioni all'odio e discriminazione ne avremmo da far dimostrazione. Quindi assolutamente. No, quindi se non abbiamo l'auto, adesso i capi di accusa quali sono? Quindi occupazione di suolo pubblico, quindi nemmeno più con le macchine, già le macchine non lo erano fisse, quindi anche noi dobbiamo volare, probabilmente dobbiamo volare. Come personaggi dei commenti di Ok. Ma attacco. sicuramente mi starò sbagliando, no, non, no, 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 non. Sembra quasi di avere gli squali tan 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 tan, che girano. Poi è bellina questa zona perché è un isolotto con la parte della circolazione tutta intorno e puoi fare il giro, doppia circolazione su due strade parallele e ci giri intorno. Ho avuto la sensazione di zon 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 zon. Anche voi? Ah, anche voi. Vero? Uno è un caso, due è un caso, ma il terzo, il quarto. Non erano tutti presenti all'ora dell'appuntamento. Non erano contemporaneamente in posizione. Allora. Quindi vi terremo aggiornati se riusciremo. Se magari non riusciamo, è perché. Voglio dire, in questo momento le nostre persone le prendono immediatamente. Siamo fuori dalle auto, quindi basta poco. E sarà interessante anche questa operazione di polizia. Chi la filmerà? Ah sì, voi. Ci sono i due cittadini italiani. Allora sapete che facciamo? Togliete le magliette voi. Togliete le magliette. Così vediamo se addirittura vanno a prendere i due cittadini italiani che non hanno nemmeno la maglietta. Perché se potesse essere quello il motivo. Vediamo, voi senza magliette. Incitamento all'odio. Siamo ancora in stato di diritto? Io, Apolide, cittadina su suolo italico come te, pensa prima di dire e giudicare. Costituzione italiana 1948. Il diritto è la scelta di esercitarlo. Ma effettivamente sembra un'incitazione Sembrano alla proprio citazioni legge, di no? Borsellino e È dei un'applicazione Fratelli della d'Italia. targa che è stata scolorita e che non si legge più. Tant'è
stiamo cercando di ridare vita a quei valori, a quei principi e a chi ha dato la sua vita diciamo che non è per lasciare. Citazione di chi la indossa. Che cos'è? Citazione di chi la, per chi la indossa, no? Perché non per chi la legge. Beh, dai, sarà interessante. Vediamo se questa sensazione di operazione di polizia anche adesso è una sensazione oppure un'effettiva volontà altrui.